insieme, possiamo dire tu come ti chiami, tu come ti chiami, perché siamo anche diversi. Io mi chiamo Lidia Budi. E io Anna Sbudi. Ok, quindi è così, quindi... siamo costretti a stare così. Così è un atto di liberità nei vostri confronti, e non quello che saremo a dirvi di questa nostra, così, nostro pensiero, di come intendiamo la vita e di come intendiamo la nostra strada per portare alle persone, a noi stessi, qualcosa di positivo, qualcosa di facile da fare per rendere la vita più gioiosa, più leggera, più semplice, più normale. Come magari le persone conoscono già, perché sono grandi come me, e ancora non bene conoscono, perché sono giovani come Elvis. E quindi ci sono questo dislivello di età, dove nel mezzo ci sono i buchi. E i buchi sono, come nel mondo, sempre utili da colmare, perché i buchi si lasciano, nei buchi ci sono tante cose che non si comprendono, tante cose che lasciano amaro in bocca, tante cose che invece ognuno di noi dovrebbe pretendere di capire cosa c'è nel buco che il tempo ha scompigliato e l'ha costruito la maggior parte. Nel frattempo che cerchiamo di capire come io e Lidia intendiamo colmare questo buco, innanzitutto ci presentiamo. Lidia Gambuti è una scrittrice celebre, quindi ha un contatto medianico con una guida celeste che le permette di scrivere una storia inedita, mai raccontata, dove il protagonista è l'essere umano accanto al divino. Ed è l'eterna ricerca della serenità, della pace, della quiete, della mente, della quiete del cuore. E oggi come oggi questa necessità si è resa sempre più necessaria dal punto di vista umano, soprattutto dovuto alle sofferenze, alle difficoltà del vivere che stiamo affrontando tutti i giorni, e anche il cambiamento energetico planetario che sta affrontando l'umanità intera. Quindi, la nostra non è una pretesa di avere una verità nelle mani, bensì di portare un punto di vista diverso, aggiungere questo nostro punto di vista ai tanti altri presenti oggi sulla Terra e insieme colmare appunto queste voragini che si creano dentro l'essere umano, dovuto al fatto che spesso e volentieri non sappiamo che cos'è la vita e cosa è la vita. Io mi chiamo Ernest Budi, sono accanto a Lidia da un bel po' di anni e insieme a lei porta avanti questo progetto. È un progetto editoriale, è un progetto sociale, è un progetto che scoprirete oggi avere molteplici risvolti e soprattutto la nascita di una collana di libri, cioè, mi sentite lo stesso anche se non sto inchinato perché non ci arrivo. Questa collana di libri raccoglie appunto la storia inedita di questo grande viaggio dell'essere umano per insegnarci come amare la vita. E quindi da questo abbiamo iniziato a fare anche un percorso sociale, umano, tant'è che abbiamo un'associazione che ha sede a Unferno, qui nelle colline riminesi, e da quest'anno, direi vero dall'anno scorso, abbiamo aperto anche una mostra dove saranno esposti i nostri disegni, i nostri libri, ma che abbraccia la cultura in generale. Cosa vuol dire? Che per me e per Lidia la cultura, cioè i libri, la conoscenza, la lettura, è ancora quello strumento che rende l'essere umano capace di relazionarsi con se stesso e con gli altri. Abbiamo sentito dire diverse volte che in Italia gli italiani leggono poco, e noi abbiamo pensato di incentivare questo poco. Appunto questa voragine l'abbiamo cercata di colmare attraverso questo progetto. Infatti insieme ai nostri libri e insieme alle nostre illustrazioni che sono in vendita presso questa mostra ci saranno tutti i libri che trovate nelle librerie. Abbiamo fatto
negli anni una collezione di libri, dalla narrativa ai romanzi, agli storici, filosofici, cioè tutto quello che è il compendio umano alla conoscenza, perché per noi l'essere umano che ha messo la penna sulla carta ha tracciato delle linee fondamentali per ritrovare se stesso. E io devo ringraziare Lidia di avermi trasmesso questo amore, questa passione, e insieme a lei la condivido e la portiamo a tutti voi attraverso le conferenze e gli incontri che facciamo anche online, per riuscire a dare questo, diciamo, punto di vista con un balcone che si affaccia non tanto su un nuovo orizzonte, ma che ti fa vedere una parte dell'orizzonte che magari non ritenevamo necessario o possibile che esistesse. In effetti è molto, molto importante avere voglia di leggere, ma non tanto, perché poi magari viene anche a noia, però magari le pagine, le stati curiosi, cosa dicono gli altri. E allora noi abbiamo pensato appunto di fare questa cosa qui insieme ai nostri libri, sono i libri di tantissimi scrittori, di adesso, ieri, della Bellini, di un giorno prima, 100 anni fa, 200, 300, beh, siamo andati a fare una specie di ricerca di questi libri per regalare così una lettura gratuitamente, e infatti il nostro centro si chiama il Portico dei Magi, che è l'angolo della conoscenza, perché è importante conoscere anche altri pensieri, come la pensano le persone, e poi insieme magari fare anche un bel ragionamento con se stessi, oppure non ragioniamo, oppure comunque dobbiamo essere pronti sempre ad avere la mente larga, che si deve allargare, si deve andare al di là degli orizzonti, perché dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere cosa è successo, sapere come la pensa, com'è la vita, come abbiamo superato la vita, perché ognuno ci racconta la sua storia. E noi questa meraviglia abbiamo cercato di accogliere, accogliendo la conoscenza dei libri, e insieme alla nostra conoscenza che è giunta dal cielo, per regalarla a chi vuole, a chi ne ha voglia di entrare nel pensiero, nella vita di altre persone, e sapere cosa è successo e come abbiamo fatto e hanno fatto a trasportare una voce messa su carta che poi oggi è arrivata fino a noi, che è quella che già viaggia nelle vie umane. La nostra è un tempo che viaggia nelle vie umane, quindi forse ci vorrà tempo, e speriamo che nel frattempo porti gioia, serenità, leggerezza a chi legge le nostre pagine, questa collana di pagine cadute, ma anche delle persone che hanno contribuito a rendere ricca la ricchezza proprio della cultura, della scrittura, cultura della lettura. Tutti sappiamo, presumiamo, che la lettura è giovane, è una ragazza, è appena adolescente, ha 100 anni, oggi di lì, quindi 100 anni fa i nostri nonni, i nostri genitori anche, io ripeto che sono grande, e usare benissimo tornare a parola. E quindi io sono nata proprio nella vita umana insieme alla lettura e alla scrittura. Per noi la scrittura è sempre esistita, specialmente per le persone giovani. Sì, è vero che è esistita, ma nei grandi anni, dove c'era una cultura, una ricchezza, un qualche cosa, dove una possibilità anche economica, dove ci doveva trasmettere l'inizio, la grande, straordinaria meccanismo di, come si dice, di tecnologia di una penna,
tecnologia dura bene. Oggi abbiamo il computer, ma 70 anni, 100, ce ne dice appunto, non c'era. Questo era il computer di qualsiasi persona che lo teneva in mano e qualcun altro si diceva questa è la mia, eccetera. Ora assembla queste cose e viene fuori la parola sole. Vi ricordate? Vela, casa e altro. Mamma, papà, eccetera. Abbiamo imparato a scrivere il nostro nome. Spettacolo. Con questa funzione qui. Quindi tutta la conoscenza che ci arriva oggi, che lungo gli anni è arrivata fino a noi, ci ha dato questa ricchezza. Quindi non si può, secondo noi, lasciare andare questa ricchezza. Perché adesso siamo tutti capaci di studiare, di leggere, di scrivere. Allora è un onore, onoriamo questa bella cosa che abbiamo tutti. E tutti magari proviamo a fare un pensiero per esprimere la gioia che proviamo nel comprendere e nel ringraziare di questo miracolo che il nostro studio ha imparato, leggo, scrivo. E comunque tutto questo in vedere se abbiamo messo. Abbiamo creato un angolo di conoscenza per dare a tutti la possibilità di informazione e di quello che ognuno ha strapolato con la penna. Infatti l'angolo di conoscenza nasce soprattutto per condividere e condividersi, no? Quel concetto che una volta, per chi è qui romagnolo dalle nostre parti, conosceva come essere la veglia, quando ci si ritrovava con gli anziani che raccontavano le storie, che raccontavano il loro passato, la loro vita e le loro esperienze. Ecco, da questo concetto di condivisione che crea comunità, crea comunione, gli interessi di beni culturali, sociali, nasce il Portico dei Maggi come punto di ritrovo affinché le persone nuovamente possano ritrovarsi e chiacchierare, ma non chiacchierare delle chiacchiere frivole, bensì lo scambio della conoscenza. Il nostro progetto si chiama Pagine Cadute e con questo progetto abbiamo iniziato il nostro percorso editoriale. Perché Pagine Cadute? Perché per noi, per me e per Livia, le pagine che arrivano nello scritto, nell'unione dei libri che vengono stampati nel tempo, sono tutte pagine cadute da una serie di riflessioni, di ispirazioni, di guide che hanno sempre spinto l'essere umano a portare qualcosa agli altri. Quindi la scrittura, come diceva Lidia, è un dono. La lettura è un gesto di umiltà che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti di queste pagine che ci raccontano delle storie e ci trasmettono quelle che sono le sensazioni, le emozioni, le vite, le prove da superare, superate, non superate, che l'essere umano deve affrontare ogni giorno. E forse è quel piccolo gesto di umiltà che ci permette di raccogliere i frammenti di quell'antica conoscenza che l'essere umano ha sempre avuto a disposizione attraverso i grandi messaggeri, i grandi profeti, le grandi scuole, i grandi eventi di pensiero, le grandi filosofie che sulla Terra hanno portato e portano a tutt'oggi un bagaglio di conoscenza inimmaginabile. Ecco, quindi la lettura, il mettersi a confronto diventa quel momento in cui ci rendiamo umili di fronte alla conoscenza e ci permette di trovare anche l'ispirazione per essere noi a nostra volta quel qualcosa in più che non pensavamo di essere. Tante volte si sono ritrovati artisti, scrittori, musicisti che non sapendo di esserlo l'hanno capito attraverso semplicemente poter condividere qual era il richiamo che avevano dentro di loro.
Io sono uno di questi, per esempio. Io ho trovato attraverso l'India il desiderio, la volontà di guardarmi dentro, ho riscoperto una vena artistica che non pensavo di avere, ed è stato proprio l'amore per la scrittura, per la conoscenza, che mi ha aperto il mio canale e che mi ha permesso di creare tutte le tavole che state vedendo ora e che sono esposte anche nella mostra. E queste tavole raccontano in immagini quello che è la storia di Pagine Cadute, cioè di questi grandi messaggeri, di questi grandi esseri che nel tempo ci hanno portato e ci portano tutt'oggi, perché non sono mai venuti a mancare. Questa è la cosa più importante. Siamo noi che spesso e volentieri ci allontaniamo dal divino o con qualsiasi nome gli vogliamo dare. In Lidia non siamo chiusi, siamo aperti a 360 gradi, non esiste serie A, serie B, serie C, non esiste religione o filosofia più importante o meno importante. Per noi esiste la globalità di un messaggio che passa attraverso, giustamente, molteplici culture, molteplici linguaggi. E quindi vi abbracciamo anche in questa raccolta del Portico dei Maggi, cioè una raccolta veramente di libri che raccontano di questa conoscenza che è già parte di noi, solo che non lo sappiamo, perché spesso e volentieri è più facile fermarsi a un'immagine, fermarsi a un'apparenza e non voler scavare, non voler andare oltre. Risulta sempre più semplice che non mettersi in gioco. Io e Lidia ci siamo messi in gioco e vorremmo potervi mostrare, potervi regalare quello che abbiamo conquistato nell'arco della nostra vita, ma soprattutto nell'arco della vita di Lidia, che è molto più vasta della mia e che ha sempre avuto questo rapporto bellissimo con le persone e ha voluto sempre dare tutto ciò che aveva agli altri. E questo per me è stato l'input che mi ha fatto scattare la mia dimora. Quindi invito tutti voi, invito le persone, invitiamo tutti quanti a trascorrere un po' di tempo con noi stessi, anche con noi se volete, su Onferno. Parte del posto è bellissimo, per chi non lo conosce ci sono le grotte, è un posto naturalistico fondamentale, dall'anno scorso, da settembre addirittura patrimonio UNESCO, quindi vi invitiamo a venirlo a visitare. E immersi in questa cornice naturalistica fantastica c'è il Portico dei Maggi, questo angolo di conoscenza da cui Lidia ha desiderato tanto nel tempo poter condividersi. Esatto, perché secondo me in questa situazione ci sono degli amici nascosti, e sono gli amici che praticamente ci hanno dato tanto, e secondo me sono come dimenticati dalla vita, perché se hanno fatto la loro strada, bene, un po' di più. Se invece la strada non l'hanno fatta, perché non è detto che ognuno faccia la strada, anche se comunque camminiamo nella vita, e nessuno si ricorda. E questo è una parte della vita umana che ha dimenticato e non riesce la vita umana a trasportarsela nella bellezza di un qualcosa che è cresciuta insieme al nostro tempo, cioè il tempo come una grande autostrada che fa entrare tutti in questa autostrada, e in questa autostrada, in questo caso, c'è la conoscenza della conoscenza, perché è una conoscenza del sapere, la conoscenza che ognuno di voi può dire: questo lo so, questo lo conosco, questo l'ho letto, e questo lo conosco un po' di più, interessava, io ho approfondito un attimo, bellissimo, in tutte le situazioni, anche dalla cucina alla moda, alla scienza, ma in tutte le scienze, in tutti i settori, perché la scrittura non è solo in una linea. Io ovviamente sono nata nella scrittura diciamo spirituale, nella scrittura celeste, ma il mio desiderio è sempre stato quello di conoscere altro, di mettere dentro di me, dentro la mia strada,
posto di quelli che hanno appunto, lo ripeto, sono ripetitiva, ma per me è importante la conoscenza di altri mondi, di altre situazioni, di altre terre, di altri esseri, di altre vite, perché la vita è difficile. È difficile tanto, e tante troppe volte magari non sappiamo dove possiamo iniziare a fare una così una virata, no? Dove il timone può essere indirizzato da un'altra parte. E magari troviamo tante strade che ci possono indirizzare e portare ad avere un rinnovato, un risveglio, un qualche cosa che ci porta a un'innovazione bellissima, nuova, semplice. E secondo lui, secondo me, è una strada semplice e veramente bella, che dove si condivide insieme agli altri questo nuovo modo, perché è un nuovo modo di provare ad interpretare la vita. Se uno resta sempre a casa, si sa, oppure va fuori, va in vacanza, cioè la vita è quella. E non si discute, la vita è privata, ogni cosa deve restare dove ognuno di noi vuole che sia, ma la conoscenza è qualcosa di diverso, un centimetro di noi deve essere regalato a noi stessi in quello che è la conoscenza, sia quella spirituale, sia quella materiale, sia quella logica razionale, sia, perché la conoscenza non ha fine e non ha nemmeno inizio, perché se andiamo a vedere migliaia di anni fa c'era già, c'è qualcuno prima di noi ha portato una penna che non era una penna, non era una piuma, un battecchino, no, qualsiasi cosa, e qualcuno ha scritto prima di noi, ha letto prima di noi. Una meraviglia. Ma il popolo, quella grande massa di persone, quella linea di vita dove ognuno di noi vale oro che pesa, perché nulla conta se non c'è il popolo. Il popolo fa la vita, forma le potenze, forma il potere, forma tutto quello che è la forza. Perché nel popolo, non nella singola persona. La singola persona fa, pensa, fa l'idea. Insieme formiamo il nucleo di quell'idea, di quella forza, e formiamo il popolo. Da lì, ecco che dà inizio alla vita qualcosa, e noi siamo quel qualcosa da sempre. In questo caso, ripeto, parliamo della conoscenza e dei magi dell'aura dei magi, perché noi gli abbiamo messo questo nominio così, perché i magi sono una via che passa, cioè che va, una via che si avvicina, che si ferma. Vabbè, ci sarà un caravanserraglio, ci sarà un bar, ci sarà un ristorante, ci sarà un albergo, ci fermiamo, facciamo sosta e poi si parte e si va. Questo è un tempo umano, l'umano crea così il suo percorso di vita. Quindi per noi è tanto bello pensare che l'essere umano è un viandante eterno, un eterno presente, dove assolutamente la vita non ha la fine, come non ha un inizio, perché è un rinnovamento continuo di tutto quello che è il grande essere umano, la divinità dell'essere umano. E in questo caso, questa sera, io ed Hermes siamo fermi, perché gli argomenti li abbiamo in infinità, però questa sera il nostro pensiero è fermo sull'importanza della vita di scrivere, della penna, dell'inchiostro, tutto quello che è un miracolo, ciò che è la
prima e subito dopo creare. Ognuno può poi colloquiare nell'insieme di noi, perché ho letto, perché ho scritto, perché ho capito, perché io ora conosco e io posso trasmettere e condividere con tutti le cose, la conoscenza, quanto buono, quella buona, l'ho imparato, non l'ho imparato, non è da chi lo sa, non importa, ma la realtà di questa linea, di questa via, l'essere umano non la deve dimenticare, adesso, l'essere umano, perché sono le nostre parti, per noi con una consapevolezza per i nostri figli, purtroppo, e che cos'è? Ah, non lo so, ma capirai, abbiamo sempre scritto, sempre letto. Quindi, anche la giovane fanciulla, la giovane fanciulla, deve sapere che ha in mano il più grande tesoro, l'importanza, la bellezza più grande che ha nessuno. Perché se non sapessimo scrivere e leggere, la parola si direbbe annullata. Quindi è molto bello insegnare anche ai fanciulli questa grande, immensa, stupenda verità. Perché qualcosa deve esserci nella vita oggi che c'è tutto, che c'è una tecnologia non è bella, è che non sia, crediamo noi, una parola adatta per esprimere la bellezza di questa luce. L'essere umano è scomparso in questa bellezza, però l'essere umano non è scomparso nella scrittura e nella lettura, ma non sta rischiando di farlo, perché anche i nostri figli con il cellulare non sanno scrivere, leggere, non serve. No, basta che sappiamo l'alfabeto ed è sufficiente, ma anche i nostri figli non serve, anche a poi leggere, insomma, è noioso, è semplice di essere breve, perché la gente non ha voglia di leggere, e io dico da subito come si fa, qualcosa bisognerà scrivere. Questo è, siamo arrivati a questo punto molto, molto importante da ragionare. E non possiamo dare tutto di noi fino a scomparire a questa forza bellissima che era la tecnologia, ma ci abbiamo anche l'essere umano possiede questa grande tecnologia ed espressione della vita creata da Dio, nel leggere, nel scrivere e la parola, senza questo non ci potrebbe essere, come non ci potrebbe essere il ragionamento, non servirebbe lo scambio, non servirebbero molte cose. Mi soffermo sul fatto, no, che tu hai detto che io dovetti rallentare la scrittura, sì. No? Effettivamente te l'ho detto, ma scherzando, perché non c'è fine alla conoscenza. La conoscenza è un fiume in piena, non può essere fermato. Chiunque di noi la porti, chiunque di noi ne sia lo strumento di trasmissione, non può finire. Ringraziando Dio, ringraziando il cielo, questo qui non andrà mai. Perché? Perché senza la conoscenza noi non saremmo ciò che siamo, non saremmo diventati nemmeno quello che siamo oggi. Quindi quando io ho visto, ho incontrato Lidia la prima volta e ho visto quanto scriveva, sono rimasto esterrefatto e ho detto: come farà più che altro l'essere umano a leggere tutto questo? Perché stiamo parlando di una collana di libri scritti dal 2002, 2001, 2002 in avanti, che raccoglie all'oggi, perché Lidia sta continuando a scrivere, la bellezza di 15.000 pagine di scrittura. Quindi uno dirà, ma magari si ripetono? No, non si ripete. È una storia che veramente prosegue, incede nel tempo e nello spazio e raccoglie mano a mano tutto ciò che l'evoluzione dell'essere umano
sta portando al compimento, e lo fa nell'esaltare la capacità umana di essere trasformatori di questa conoscenza. Cioè, anche se noi non leggiamo, come diceva Nile prima, ci siamo fossilizzati magari nella tecnologia, e soprattutto i giovani leggono di meno e vogliono essere più influenzati da immagini, quindi qualcosa di veloce, impattivo, che deve darci immediatamente quel segnale o quell'informazione. La scrittura rimane sempre un qualcosa che vai poi a ricercare per spiegare, per decodificare quell'immagine. Cioè, noi pensiamo che sia sufficiente l'immagine, come i disegni che io ho fatto non sono sufficienti senza una spiegazione. Vedete un'immagine che vi potrebbe piacere o meno, potreste non comprendere qual era il significato o qual è il significato che io ho voluto dare a quell'immagine, a quel personaggio. Perché questo? Perché dietro a un'immagine c'è una storia, e questo è nell'ambito di tutte le arti e le scienze umane, dalla scultura alla pittura alla musica. E quindi abbracciare per l'essere umano una scrittura significa voler andare a scavare non solo nel significato intrinseco di ciò che viviamo e di ciò che facciamo, ma anche dentro se stesso. È un viaggio interiore, è un viaggio che noi dobbiamo fare, dobbiamo, uso questa parola un po' imperativa, perché siamo pellegrini della terra, siamo in viaggio sulla terra, siamo in un percorso di crescita evolutiva, e se siamo qui oggi seduti ad ascoltare cose che ci possono piacere o meno, ma siamo qui comunque nell'ascolto di un qualcosa che ci debba stimolare a voler sapere un pochettino di più, a voler conoscere un pochettino di più. Quindi stiamo già facendo quel salto, stiamo già facendo quel balzo in avanti. A volte ce ne rendiamo conto, altre volte no, ma l'importante è che siamo sempre predisposti a volerci mettere in discussione. Questa è un'altra cosa che ho imparato, la curiosità, il volersi mettere in discussione, il voler capire cosa in realtà c'è dentro di ognuno di noi. Essere curiosi, fare come dico sempre, come i bambini che chiedono in continuazione perché, perché quello, perché quello, perché quell'altro, ci aiuta ad avere non la mente aperta, degli orizzonti che nemmeno possiamo immaginare, perché non ci si ferma più solo all'immagine, non ci si ferma più solo all'apparenza, ma si va ben oltre agli stati umani, allo stato solido, allo stato fisico, allo stato della vita umana. Quindi apprendere e prendere con consapevolezza questa dinamica metterebbe ognuno di noi, perché di fatto lo fa già, in un percorso di crescita veramente bello, importante, che possiamo trasmettere alle nuove generazioni soprattutto. E questo è uno dei tanti propositi del percorso anche sociale di Lidia, da tempo, da quando abbiamo l'associazione, ed è sempre stato quello di insegnare, nel senso trasmettere quel bagaglio di conoscenza che da madre, da mamma, da nonna, da persona che ha vissuto e visto il mondo sia fisicamente che spiritualmente, potesse arrivare ai genitori, agli adulti, quel senso di appartenenza che permettesse a chiunque di dare veramente un futuro migliore alle nuove generazioni. Questo è il nostro compito, ce lo sentiamo dentro da sempre, di cercare di creare veramente un mondo migliore. Piccolino, una piccola goccia, quasi inesistente in un oceano, però c'è, però ognuno di noi la può mettere, la può fare quella goccina, l'oceano, perché ci mette una parte di sé che è più grande di quella che noi possiamo vedere. E dentro di noi c'è veramente tanto da scoprire, da vedere, da ritrovare e da condividere. Credo che siamo addirittura d'arrivo, quindi ci piacerebbe, se avete voglia, di condividere con voi appunto questo pensiero. Se avete delle domande, siamo qui per voi. E che dire, grazie di essere stati qui con noi.
vorrei sapere, Lidia, il tuo miracolo della perna, visto che Hermes, quando ti ha presentato all'inizio, ha detto che sei una channeler. Come è avvenuto l'inizio della tua scrittura? Beh, come dire, non ho cominciato con il mio percorso, non è cominciato con la penna. Il mio percorso è cominciato con una parola, con un qualcosa che mi ha detto che, beh, perché è una cosa un po' particolare, mi ha detto che avrei dovuto ascoltare una parte della mia vita, che la mia vita poi mi avrebbe insegnato a un canale, una verità che non conoscevo, ed era una verità che mi ha portato ad essere una medium, a scoprire, no? Adesso credo che lo sono sempre stata, perché avevo 9 anni e già avevo gli ingredienti, come si suol dire, di essere una medium. E per chi non sa che cos'è una medium, è sentire un pulso dove c'è una energia particolare che parla attraverso di te e vuole dire delle cose. Ad un certo punto questa condizione si è modificata e questa voce mi ha detto: ora devi prendere una penna, perché io devo farti scrivere quello che voglio dettarti. E così è iniziata la mia strada, la mia storia della mia penna, di tante parole che hanno formato tante pagine e tanti libri, perché quando alla fine libri tutti con situazioni così di vita, di aiuto, di amore, cioè, come devo dire, che è la vita umana ti spiega, ti racconta, questa penna ti racconta che la vita umana è legata all'amore divino da sempre, che l'essere umano è un grande essere, non è solo terrestre, ma è anche celeste. E questa frase ha raccontato, attraverso questa frase, tante pagine di scrittura di alta conoscenza celeste. Perché lo devo dire, sarà perché sarà, però non è una conoscenza dove le persone devono fare delle cose, oppure la persona deve, se vorrà, amarsi, rispettarsi, rispettare gli altri, credere nella potenzialità umana e spirituale, deve capire, e dobbiamo capire tutti, l'importanza della vita. Che la vita non è cosa, la vita non è a caso che ci abbiamo tutti, la vita è preziosa, la vita è difficile, la vita è dura, ma bisogna imparare a rendere la luce. Perché? Attraverso che cosa? Attraverso l'amore, il nostro amore, l'amore degli altri, la comprensione, la pazienza, cioè tutte quelle cose che oggi, specialmente oggi in questo tempo, non abbiamo. Nascondiamo e togliamo tutto questo con tante perline luccicanti che spesso con i geni ci vedono il pensiero, ci vedono l'essere. Però così è giusto che sia così, perché ognuno giustamente deve vivere come meglio crede. Però questa penna nella mia scrittura insegna questa via all'umanità, di avere una miseria in tutta la vita attraverso questa
suo libro vedo molto numerosi, volevo capire se c'è anche qualcosa in formato digitale. Sì. E due, ho visto questi bellissimi disegni e molti si riferiscono ad Atlantide, volevo capire un attimo se nei vostri volumi viene affrontato anche questo argomento così, insomma. Sì, allora i nostri libri sono tutti anche in formato Kindle e il primo volume, Luce del Firmamento, è anche in formato audiolibro, quindi lo si può ascoltare tranquillamente in auto, a casa, nel parco, al mare, dove si vuole. E abbiamo dato, diciamo, prevalenza alla scrittura, al formato di stampa, alla carta, perché oltre ad avere il profumo di una conoscenza antica, ha un'energia che il formato digitale non ha. Perché per noi la scrittura, l'inchiostro impresso sulla carta ha un'energia, ti trasmette delle forme, ti trasmette delle emozioni che non sono facili da percepire nel formato digitale. E chiaramente il volume è spesso perché abbiamo cercato di raccogliere in meno libri possibili, cercando di creare meno libri possibili, tutta l'immane quantità di pagine che, come dicevo prima, sono arrivate attraverso la penna di Lidia. E quello che riguarda le immagini di Atlantide, sì, rappresentano, come tanti altri disegni, i contenuti dei libri, per cui si parla di Atlantide in diversi volumi, perché rimane comunque una tematica che appartiene all'essere umano ed è parte della nostra conoscenza antica, da dove provengono poi i grandi perni della conoscenza che sono arrivati sulla Terra e che hanno trasmesso nel tempo, con diversi vestiti, con diverse lingue, diverse filosofie, la conoscenza ancestrale all'essere umano. Cioè, è come dire che Atlantide è un po' l'apripista di questo percorso spirituale umano, perché se crediamo o meno all'esistenza di Atlantide non importa, però se Atlantide è caduta ed è arrivata al suo apice, cosa che stiamo facendo anche noi nella nostra civiltà moderna, e forse hanno capito i loro errori, forse a un certo punto tutto questo ha avuto fine per dare inizio a qualcosa di migliore, e per me rappresenta l'essere umano per qualcosa di migliore, perché dopo Atlantide la Terra è stata in mano agli esseri umani, quindi voleva dire che noi eravamo pronti ad affrontare il nostro percorso, però non da soli, chiaramente siamo stati aiutati, che siamo tutt'oggi aiutati, da quello che io lì chiamiamo cielo, così generalizziamo senza andare nello specifico, ma che nel cielo sappiamo essere la patria, insomma, di tutti i messaggeri che nel tempo hanno costellato la nostra esistenza, da Buddha, Maometto, Shiva, Gesù Cristo, San Francesco stesso, per arrivare ai tempi moderni, Madre Teresa di Calcutta, ma andando indietro a tutti questi personaggi hanno portato sempre più innovazione e accelerazione a un percorso umano e spirituale. Quindi non siamo, nel momento in cui probabilmente ci saremmo affossati, nel momento in cui saremmo ricaduti sui nostri errori, ecco che questi grandi esseri hanno messo subito un cuscino sotto la testa dell'essere umano. E questa è la storia che è racchiusa nei nostri libri, al di là di Atlantide, al di là di quello che uno possa pensare, ma il pensiero comune che abbiamo è quello di dire: l'essere umano non è mai stato abbandonato. Questa è la cosa più importante che deve passare per quanto ci riguarda, perché non ci dobbiamo mai sentire veramente soli. Siamo soli tra di noi, siamo soli perché ci siamo ricavati nella nostra zona di comfort e pensiamo che attraverso di quelle sistemiamo tutto, ma il cielo è sempre con noi, non ci ha mai abbandonato. Dobbiamo essere noi un po' più umili per riuscire ad affrontare quello step di dire: non sono solo io che vivo la vita, c'è qualcos'altro dentro di me che vibra, che non fa parte di questa realtà e che probabilmente vuole
esprimersi, diamo delle opportunità. Prego. Io volevo conoscere un pochettino più la tua storia, come sei arrivato a fare questi disegni così meticolosi, in particolare. La mia storia è un po' particolare, un po' lunga, quindi non vi annoio, ve la racconto brevemente. Diciamo che io ho iniziato a vedere queste immagini, diciamo così, dall'età di circa 8-9 anni di età, e quindi non sapendone dell'esistenza, della possibilità di esprimerle, non avendo neanche la capacità di poterlo fare, chiaramente sono rimaste dentro di me e mi hanno, diciamo, reso difficile poi vivere, perché era qualcosa che non apparteneva alla vita di tutti i giorni e non lo potevo nemmeno spiegare a nessuno. Fino a che un giorno incontro Lidia e Lidia mi dice: ma tu devi assolutamente mettere tutto quello che c'è dentro su carta. E io ho detto: ma io non ho mai disegnato, ho tolto la scuola, le elementari medie, non ho mai preso, finita la scuola, più una penna e una matita nelle mani, quindi non saprei come fare. Non importa, tant'è che ho iniziato un pomeriggio durante una delle sue conferenze a scarabocchiare un tovagliolo con una penna. Scarabocchiare, diciamo, più o meno, perché dai tratti che venivano giù si stavano conformando delle immagini ben precise. E da quel momento è stata un'escalation molto veloce, dove quello che io avevo nella mente riuscivo a metterlo sulla carta. Non ho fatto una scuola artistica, non sono un esperto di disegno, ma quando appoggio la matita sopra la carta, la matita la e crea queste immagini. Quindi, come la posso riassumere tutto questo? Un'ispirazione, una guida? Certo, sicuramente la mia guida, la mia ispirazione mi ha portato ad attingere a una risorsa celeste che era già latente dentro di me. Ma senza l'aiuto di Lidia, o comunque della condivisione, perché Lidia ha creato un motore di condivisione dove le persone possono esprimersi per quello che sono, non avrei mai potuto fare e realizzare queste opere. Di questo sono sicuro, perché mi sono sentito accettato da subito per quello che ero, non dovevo dimostrare più a nessuno di essere qualcun altro, come mi accadeva prima. Di poter essere me stesso ha liberato l'energia della magia. E quindi nascono questi disegni, questa energia. Prego. Sappia rispondere meglio di me, che sono i personaggi principali di questa storia. Rispondo io, ok. Sì, rappresentano in definitiva le due grandi guide, le due grandi energie che hanno accompagnato e accompagnano a tutt'oggi l'essere umano in questo percorso. Quindi il nome di Isen, il nome di Emilia, in realtà noi conosciamo essere Gesù e Maria, ma nel libro questi due personaggi, la guida di Lidia, li ha chiamati con i loro nomi di quel tempo, con il nome dato non tanto dalla, diciamo, cultura ebraica, ma bensì dalla cultura berbera, dalla cultura araba, dalla cultura da dove proveniva parte del sangue di Emilia, quindi un sangue di origini nobili ebraiche, un sangue di origini nobile del popolo berbero, del popolo del deserto, e quindi queste due origini hanno fatto sì che loro due avessero anche questi due nomignoli, diciamo così, che rappresentano di più l'essere uomini in mezzo di uomini, cioè l'essere parte di un qualcosa che non ci deve spaventare, perché anche loro hanno camminato in mezzo a noi
piangendo, ridendo, soffrendo e affrontando le dinamiche della vita. Quindi ci hanno e ci fanno sentire umani, e ci fanno sentire non soli, e ci fanno sentire che possiamo fare veramente la differenza nel nostro percorso. Altre domande? Pagine cadute è una raccolta che al momento ha 7 libri, 8 tra pochissimi giorni, forse un paio di settimane uscirà l'ottavo, e nel frattempo abbiamo realizzato un'altra collana che si chiama Le vie di luce, che qui abbiamo il terzo volume, e praticamente rappresentano i messaggi, i primi messaggi che Lidia ricevette in forma medianica prima ancora di Pagine Cadute. Quindi diciamo, questo è ciò che la sua guida ha portato prima del percorso umano, cioè prima di portare all'umanità quello che era la traccia della vita e dell'esistenza dello spirito nel nostro percorso, attraverso dei messaggi che rievocano soprattutto il nostro contatto antico con l'individuo. Quindi abbiamo voluto separare un po' queste due cose attraverso due collane per non creare confusione, cioè per dare due stimoli, due indirizzi differenti, che uno è andare proprio in profondità in quello che è un messaggio mirato all'umano, dove il cielo ci dice non sei più solo, e le pagine cadute invece rappresentano vai avanti, essere umano, tu sei parte di questo sistema, hai qualcosa dentro di te che si chiama anima, che si chiama spirito, che si chiama contatto ancestrale, chiamiamolo come vogliamo, ed è attraverso di quello che devi trovare il tuo indirizzo, il tuo percorso, il tuo io interiore, e approfondire quel percorso. Le copertine sono tutte realizzate da me, sempre attraverso, diciamo, lo strumento della matita, poi ovviamente per rendere le copertine sono state digitalizzate, però il progetto di base parte attraverso sempre un disegno ispirato. E quindi è anche i disegni che vedete alle nostre spalle sono all'interno dei libri, quindi è una raccolta di parole e immagini che ci accompagna maggiormente, perché l'immagine sappiamo essere molto di aiuto a farci penetrare nel dialogo, incontro, nel percorso che viene tracciato dalle parole, e quindi diventa un viaggio di parole e immagini. Bene, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa nostra oretta che è volata, quindi lasceremo lo spazio al nostro interlocutore che sta per arrivare. Vi ringraziamo infinitamente per averci concesso questo spazio di tempo insieme a voi, grazie di essere stati in nostra compagnia, di aver raccolto questa esperienza, e soprattutto l'invito a voler condividere con noi questo percorso che non è più solo nostro, non è più solo mio di Lidia, ma sta appartenendo a molte più persone, perché il Portico dei Magi sta raccogliendo anche tante persone che vogliono testimoniare l'importanza della lettura, della cultura e di questo nuovo modo di relazionarsi con gli altri. Non solo, in anteprima vi diciamo che praticamente abbiamo aderito anche al progetto internazionale Book Crossing, quindi se sapete che cos'è, altrimenti vi spiego brevemente. Praticamente sono delle casettine dove anche qui a Rimini ci sono, ma le porteremo anche da noi a Gemmano, due casettine dove la gente potrà andare a prendere
o a portare i propri libri e lasciare che questi libri viaggino per il mondo attraverso questo progetto Book Crossing, che permette alle persone di registrare online il proprio libro e di seguirlo anche in tempo reale nel suo viaggio. Altrimenti chi non le registra avrà fatto un dono a qualcun altro che si spera lo rifaccia a sua volta a qualcun altro ancora. Quindi è un piccolo, diciamo, aiuto soprattutto alle giovani generazioni di potersi scambiare informazioni attraverso i libri, attraverso la conoscenza, qualsiasi essa sia, perché questo è il nostro desiderio, il mio desiderio, di non porre alcun limite. Quindi insieme ai nostri libri ci sono i libri di tutto il mondo, questa è la nostra apertura, la nostra esperienza nella vita, e l'abbiamo voluta trasferire anche all'interno del corpo di questo. Grazie. Allora, le vie di luce sono acquistabili sia sul sito, quindi www.lidiacambuti.com, oppure ci potete scrivere anche sulla chat o sul messenger di Lidia Cambuti, pagine cadute di Facebook. Siamo anche su Telegram, siamo anche su Instagram, quindi diciamo in base a da dove arriva il contatto, noi poi dopo il libro in qualche modo lo facciamo arrivare, perché lo spediamo anche a casa. Altrimenti il Giardino dei Libri nel suo shop online ha anche tutti i nostri libri, quindi si possono ordinare anche sul Giardino dei Libri. E adesso lo posso acquistare? Adesso sì, potete anche adesso, magari ci mettiamo in un angolino in modo di non disturbare il prossimo ospite di questa giornata. Okay. Grazie. A voi. Ciao a tutti e grazie di essere stati qui con noi al Festival dell'Oriente a Rimini. Io e Lidia siamo emozionati, siamo appena usciti dalla nostra conferenza e quindi vi mandiamo un saluto e un abbraccio qui da questo strumento magico dal corpo. Ed è una voce molto profonda dell'ora, si sa. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.